Sì. Bentrovati per la terza lezione sponsorizzata da Parliamo di Poker e Winner Poker University. Per chi si collegasse per la prima volta, questa serie di lezioni che noi andiamo a fare il martedì alle ore 20 e 15 sono lezioni gratuite ai quali si può accedere attraverso il canale streaming, cliccando semplicemente sul link che viene fornito nella pagina dell'evento su Facebook, oppure ci sarà la possibilità di andare poi a farmi direttamente domande attraverso il canale TeamSpeak. Per chi non mi conoscesse, io sono Luca Rotondo, gioco a poker come professione da più di 2 anni e le discipline che gioco maggiormente sono il gioco a Zap e gli MTT. Ho cominciato a giocare Zap quando ho scoperto che grazie a quella disciplina sarei migliorato molto più velocemente rispetto alle altre. Partito dai Sit & Go, 6 Max e 15 Max su epoker.it, ho provato un giorno a variare facendo qualche Sit & Go e Zap. Da lì mi sono sin da subito reso conto che la modalità uno contro uno è la modalità che mi avrebbe permesso di crescere maggiormente come giocatore nel più breve tempo possibile. Questo perché nel gioco uno contro uno si ha la possibilità di giocare tantissime mani e di essere coinvolti sempre nell'azione, e è la disciplina dove il saper mettere costantemente sotto pressione il proprio avversario paga sicuramente di più delle altre discipline di gioco, come magari l'esempio più lontano possono essere quello dei Sit & Go, dove attraverso l'ICM si può prendere la scelta corretta o la scelta sbagliata sul lungo periodo. Mentre nel gioco a Zap, giocando tantissime mani, il fattore principale determinante è il giocatore con la psicologia più forte e con la capacità di intraprendere il gioco più aggressivo che gli permette poi di avere il controllo dello scontro. Se volete quindi migliorare il vostro gioco più rapidamente, approfittate e giocate più Zap Sit & Go possibili. E questo è da questa disciplina che vi consiglio di partire, visto che il cash game resta comunque la modalità di gioco più complessa, mentre il Sit & Go, grazie poi al modello dell'ICM, che si va a manifestare nella situazione in cui cominciamo ad avere meno di 13 blind, comincia a diventare anche lì un giochino matematico che con uno studio che non richiede tantissimo tempo si può subito andare a sapere dove si è presa la scelta corretta e dove si è presa la scelta sbagliata, semplicemente con una risposta puramente matematica. Mentre poi nel cash game si avranno tutta una serie di situazioni che andranno analizzate, andrà visto il flow del tavolo, andrà visto come si stanno evolvendo le cose nel gioco e quindi ci saranno molti più fattori da considerare. Quindi il consiglio iniziale è quello di giocare più heads up Sit & Go possibili e poi soltanto in futuro eventualmente spostarsi al cash game. Giocare a Zap non è importante soltanto per chi vuole giocare quella precisa disciplina. Giocare a Zap è importante perché quando poi vi ritroverete al tavolo finale e finalmente sarete alle Zap decisivo, la differenza tra il primo e il secondo posto rappresenta uno scalino molto importante. Quindi è fondamentale essere preparati perché il gioco uno contro uno differisce poi da tutte le altre modalità. Non solo, io ho scoperto con il passare del tempo a giocare quella disciplina che il gioco uno contro uno mi è ritornato utilissimo anche nelle fasi iniziali degli MTT, ma soprattutto anche in quelle intermedie,
dove una volta isolato il mio avversario nel gioco post-flop, comunque la maggior parte delle volte si vanno a giocare situazioni di uno contro uno. Un altro suggerimento può essere quello all'inizio di non giocare tantissimi zap consecutivi, perché vi renderete presto conto che nel gioco a zap bisogna essere concentrati sempre, a differenza magari di un MTT dove si hanno dei momenti e spazi vuoti dove ci si può anche distrarre e rilassare la propria mente, a differenza invece dove del gioco a zap che è molto più frenetico e è richiesta sempre una nostra azione e dove anche distrarsi per soli 5 minuti potrebbe comportare tutta la rovina del profitto della giornata. Un altro modo per migliorare le proprie abilità come giocatore è quello di studiare anche le altre varianti. Premesso che il Texas Hold'em è la variante di gioco più giocata al mondo, perché le sue regole sono molto facili da imparare e molto spesso richiedono al nuovo giocatore soltanto 5 minuti per imparare il gioco, l'OMA, ad esempio, che è la seconda variante più giocata, richiede un approccio più scientifico già da quando si vogliono imparare le re regole base. Quindi questo cosa comporta? Questo comporta un'affluenza maggiore nel Poker Texas Hold'em, ma una preparazione minore nella disciplina dell'OMA, dove sarà quindi più facile incontrare giocatori che o non hanno ben studiato tutto quanto il regolamento, oppure comunque giocatori che non hanno dedicato il tempo necessario allo studio della nuova disciplina. Inoltre, la variante dell'OMA viene giocata principalmente pot limit. Questo comporta che non si avranno all-in preflop, come invece si hanno a Poker Texas Hold'em, dove comunque nella migliore delle situazioni si parte all'80%, ma appunto viene prediletto in questa disciplina il gioco post-flop. Questo quindi permette al giocatore più bravo di prendere il comando e il controllo dell'azione e di farsi un'idea più accurata del range del proprio avversario. Non solo quindi avrete la possibilità di migliorare aspetti del vostro gioco nel Texas Hold'em attraverso l'OMA, che vi permetterà di migliorare alcuni vostri leak, ovvero difetti nel gioco molto più velocemente del Poker Texas Hold'em, ma allo stesso tempo magari potrete scoprire che la variante dell'OMA è quella che fa più per voi. Non solo quindi potreste scoprire che l'OMA è il gioco che fa più per voi perché ha meno varianza, mentre allo stesso tempo, giocando quest'altra variante, potrete andare a incidere direttamente la vostra bravura nel Texas Hold'em, dove vi ritroverete in questa variante più scientifica e maggiormente complicata, soprattutto all'inizio, poi ad andare a giocare tutta una serie di situazioni che nel Texas Hold'em, verificandosi meno, voi avreste allo stesso tempo appreso dopo aver giocato un campione di mani molto più vasto. E invece nell'OMA avete appunto la possibilità di vedere e rivedere alcune situazioni che si andranno a verificare abbastanza spesso, a differenza dell'Hold'em, e che quindi quando poi allo stesso tempo, ad esempio, sarete in un torneo importante, magari che ha visto centinaia di iscritti, e vi capiterà una situazione che ad OMA, ad esempio, avete vissuto tantissime volte,
Sicuramente potreste evitare quindi di andare fuori dal torneo, semplicemente perché avete deciso di farvi un campione di games relativamente basso, ma allo stesso tempo molto incidente in quello che è il gioco dell'Oma. L'Oma Elo, quindi, è l'altra disciplina di Oma più giocata, e la differenza principale sta nel fatto che nell'Oma Elo si hanno due possibilità di vincere il piatto e non vince il piatto soltanto la mano più alta come è nell'Oma, ma nell'Oma Elo si ha anche la possibilità di vincere la metà del piatto con la mano più bassa. Quindi l'Oma Elo potremmo vederla come la sfumatura dell'Oma che diventa quindi leggermente più scientifica e quindi allo stesso tempo con un maggiore studio potrete avere ancora più vantaggio sugli altri giocatori perché resterebbe per loro ancora più complessa e complicata. Ricordo quando l'anno scorso sull'automatica giocavo contro un regolare dove lui tendeva ad essere molto aggressivo già dal preflop, giocavamo heads up sit and go e entrato in varianza mi sono ritrovato a perdere molti buy-in. Poi un giorno ci siamo spostati all'Oma Elo, così praticamente dal nulla. Io avevo appena scritto la prefazione per il libro Matematica pratica per il poker. E quindi ero molto entusiasta di questa nuova possibilità di giocarci anche Oma Elo, convinto del fatto che avevo scritto la prefazione e che quindi avrei potuto sicuramente incidere il mio gioco maggiormente e quindi sovrastarlo in quella disciplina. E mi sono presto reso conto che la mia edge era molto più grande in quella variante, proprio perché comunque giocavamo pot limit fondamentalmente e lui non aveva l'opportunità quindi di essere super aggressivo e di overbettare tutte le mani, cosa che invece faceva Hold'em. Quindi avere anche questo paracadute dell'Oma Elo nel caso in cui ci sia necessario, come lo è stato per me con questa sfida contro questo regolare, può essere un'arma che un giorno ci tornerà utile. La matematica nel gioco del poker. La matematica che si cela sotto al gioco del poker è molto più facile di quanto si possa pensare. I calcoli che si possono fare all'inizio non sono così complessi come ci si possa aspettare, dove partendo da una situazione più comune, che può essere quella di ritrovarsi al flop con un draw, ovvero un progetto che ci dia la mano nuts, può essere quella di dover calcolare, ad esempio, in una situazione dove abbiamo 4 quinti a colore e siamo sicuri, nel caso in cui andassimo a chiudere il nostro progetto, di poter vincere la mano, quello che dobbiamo fare è innanzitutto calcolare quante outs abbiamo. Le outs sono le carte che noi abbiamo per chiudere il nostro punto. Quindi, nel mazzo ci sono 13 carte dello stesso seme. Ipotizzando che abbiamo 4 quinti di colore al flop, quindi avremo 9 carte su 13 totali che ci faranno chiudere la mano migliore. In questo caso, se stiamo al flop, dobbiamo semplicemente moltiplicare il numero delle carte utili per 4. E se invece siamo al turn, per calcolare con una sola carta a venire sul board la percentuale, dobbiamo moltiplicarlo per 2. Quindi il nostro calcolo ci direbbe in sostanza che al flop avremmo il 36% di chiudere tra turn e river la mano migliore,
mentre a River avremo semplicemente la metà del 36%, ovvero il 18%. Cosa succede quindi? Una volta che noi andiamo a calcolare la percentuale che abbiamo di poter chiudere la mano, dobbiamo anche valutare quanto dobbiamo investire per poter chiudere questa mano. Ad esempio, se su un piatto da 10 euro noi dovessimo pagare l'all-in dell'avversario che sia di 20 euro per poter giocare la mano e vedere se esca la nostra carta, questo non sarebbe profittevole, perché tenendo conto che il nostro avversario, una volta che mette 20 euro, questi 20 euro siano i suoi ultimi soldi che possa scommettere nella mano, noi dovremmo pagare il doppio dell'importo che c'è già nel flop per poter vincere la mano. In questo caso, quale calcolo dobbiamo fare? In questo caso dobbiamo pensare che dovremmo pagare. Un altro fattore da considerare, tuttavia, sono le implied odds. Le implied odds sono i soldi che ci aspettiamo nel caso in cui stessimo giocando cash game, o le chips che ci aspettiamo nel caso in cui stessimo giocando un sit and go, un torneo, che il nostro avversario è disposto a pagarci nel caso in cui noi andassimo a chiudere la nostra mano. Ipotizzando quindi che su una situazione dove il nostro avversario abbia già una mano forte e non sia disposto quindi a foldare nel caso in cui si concretizzasse il nostro punto, sarà bene anche tener conto dei soldi che il nostro opponente andrà a mettere nel proseguo della mano. Quindi, ipotizzando che, ad esempio, abbiamo una scala bilaterale al flop che sia poco leggibile, che nell'esempio specifico può essere 5-7 su un flop che sia asso 4-6, noi innanzitutto dobbiamo calcolare quante outs abbiamo per chiudere la mano, e in questo caso noi avremmo tutti i 3 e tutti gli 8, che rappresentano quindi 8 outs per un totale di una percentuale di riuscita del 24%. Cosa accade? Ipotizziamo che su un piatto di 10 euro il nostro avversario punti 6 euro, ma che allo stesso tempo dietro ne abbia altri 30. E noi partiamo dal presupposto che nel caso in cui andassimo a chiudere la mano, il nostro avversario sul quale ipotizziamo abbia un asso non sia poi disposto a foldare la mano. Cosa succede? Che noi stiamo pagando innanzitutto 6 euro per vincerne 16, il che ci metterebbe leggermente fuori odds. Ma allo stesso tempo è bene sapere che laddove il nostro avversario andrà a mettere altri soldi, il nostro investimento di 6 euro per i 16 che già ci sono nel pot diventerà profittevole per il discorso delle implied odds. Quindi, ricapitolando, per prima cosa dovete calcolare quante outs avete nella mano per poter chiudere un punto superiore al vostro avversario. Moltiplicare il numero delle outs se siete al flop per il numero fisso 4 e se siete al turn con una sola carta uscire per il numero fisso 2. E come terzo fattore dovete prendere in considerazione le implied odds e vedrete che semplicemente tenendo conto di queste semplici regole matematiche sarà possibile sul lungo periodo prendere molto vantaggio dai giocatori che invece hanno un approccio ludico al gioco e che quindi non conoscono questi concetti e che semplicemente si basano sul fatto che hanno una mano con un grosso potenziale, ma non tengono conto dei soldi che effettivamente devono investire per poter chiudere la loro mano. Quindi allo stesso tempo contro questo tipo di giocatori è consigliato metterli costantemente fuori odds nel caso in cui il board si presentasse pericoloso e vediamo che loro ci chiamano.
perché non, molte volte questo tipo di giocatori neanche va appunto a controllare quanto noi abbiamo puntato, ma si limita semplicemente a fare dei gol in più molto veloci, come abbiamo visto nella scorsa lezione quando parlavamo dei tell online, che loro appunto vogliono, sono curiosi se andranno a chiudere il loro punto. E così se voi farete una puntata che li metta costantemente fuori Hots sul lungo periodo, potrete prendere questo vantaggio significativo che vi farà vincere molti più soldi di quando voi invece siete nella situazione di avere un draw, ma state tenendo conto dell'investimento che dovete fare per dover vincere la mano in questione. Adesso farò un piccolo break per poi tornarvi a fare esempi specifici nel calcolo delle odds, la linea alla regia. Ci vediamo tra poco. Grazie Luca. Bene ragazzi, adesso vi presento quelli che sono i portali di Winner Poker e di Parliamo di Poker. Allora, partiamo dal sito della Winner Poker, che potete ovviamente raggiungere all'indirizzo www.winnerpoker.it. E questo è proprio il sito dell'università di poker, la Winner Poker, e quello che ci interessa di questo sito è la terza sezione che possiamo trovare sulla barra di navigazione qui in alto, che è quella appunto della strategia. Cliccando su strategia, appunto, potremo accedere a diverse sezioni in cui potremo trovare degli articoli che riguardano appunto strategia del poker. Quindi ci sono le basi, il cash, gli heads up, gli MTT, la psicologia, i sit and go, i software, le varianti del poker e poi le video lezioni, quindi proprio i video in cui i coach della WPU, della Winner Poker University, appunto analizzano, trattano diverse tematiche riguardo il gioco. E ciò che riguarda però invece la componente più di community, quindi con cui voi potete davvero interagire con i coach, è invece il forum della Winner Poker University, che è ospitato sul forum di Parliamo di Poker. Ci potete accedere comodamente direttamente dal sito della winnerpoker.it cliccando qui in basso a destra su forum. In pratica accederete direttamente alla sezione dedicata alla Winner Poker sul forum appunto di Parliamo di Poker. Allora, anche qui praticamente potete vedere che ci sono tante sezioni che appunto dividono per argomenti il forum. Allora, la prima sezione è quella dedicata al Texas Hold'em, quindi ci sono le basi, l'area cash game, l'area MTT, l'area sit and go, l'area zap. Poi c'è una sezione dedicata alle varianti del poker, in cui troviamo l'area HOMA. Dopodiché c'è l'area premium, che è quell'area appunto dedicata agli utenti che hanno deciso di supportare il nostro progetto e quindi praticamente sono seguiti dai nostri coach. Okay? Dopodiché c'è la sezione in cui praticamente si può fare proprio delle domande, fare una domanda direttamente ai coach, e qui appunto ci sono tutti i coach che si sono presentati e sono presenti sul nostro forum: il Luca Rotondo in primis, Matteo Calzoni, Diego Cascone, Lorenzo Amore, Gabriele Chianese, Lorenzo Emanuelli. E in chiusura poi ci sono tutti quelli che sono gli argomenti attivi, che quelli che sono stati appunto trattati di recente. Quindi, detto questo, appunto, questo era il forum, la sezione di WPU sul forum di Parliamo di Poker, e torno a te la parola, Luca. Sì, Luigi, grazie per la linea. Allora, come vi avevo premesso in precedenza, adesso andremo a vedere attraverso il calcolo delle odds quali investimenti e scommesse saranno profittevoli sul lungo periodo in base alla vostra percentuale matematica di riuscita nell'avvenimento in questione. Partiamo da un esempio dove vi ritrovate con Dynamo e lui vi proponga una scommessa che consiste nel pescare un asso di cuori da un mazzo di carte francesi, dove tutte le volte che voi ci riuscirete guadagnerete 50 euro, mentre tutte le volte che non ci riuscirete dovrete pagare a Dynamo 1 euro. Adesso, cosa accade? Al di là del fatto che probabilmente Dynamo vi abbia fatto sparire l'asso di cuori dal vostro mazzo e voi nemmeno ve ne siete resi conto, questa scommessa si, da un prospetto di vista matematico, si verifica sbagliata perché
ipotizzando che andrete a fare questo tentativo 52 volte, quello che accadrà è che voi avrete un profitto di 50 euro, ipotizzando appunto che sul lungo periodo voi andrete a pescare questa carta una volta su 52. Mentre per le altre 51 volte che non ci siete riusciti, voi perderete 51 euro. Questo vuol dire esattamente che ogni 52 volte voi che proverete a fare questa cosa, perderete un euro. Una situazione invece nella quale è corretto fare call seguendo le POTOS e le Implied DOTS, la possiamo vedere qui in NetZap. Cash Game nella variante Texas Hold'em, dove Hero con 6 e 9 di quadri rilancia 3 flop e dopo una 3-bet di 9 bui totali chiama il suo opponent. Al flop Hero va in Monster Draw e su c-bet dell'oppo di 3 quarti lui fa call. Al turn esce un 4 e su bet di 10 e 20 da parte dell'opponent Hero decide ancora di fare call. Cosa accade? Che al river poi si chiude il colore, ma la cosa importante qui da vedere è che al turn, quando Oppo betta 10 euro su pot di 23, tiro su pot di 13, scusate, il pot diventa di 23 e quindi Hero deve mettere 10 euro per poterne vincere 23. Hero in questa situazione con un monster draw, ipotizzando che l'oppo abbia almeno un jack, Hero ha una percentuale di successo al river per showdown al 30%, mentre l'importo della puntata che deve pagare turn è superiore al 40%. Quindi questo cosa vuol dire? Che secondo le POTOS il call al turn è sbagliato. Ma quando poi, come possiamo notare nell'esempio, Oppo cecca quando esce il quadri e Hero betta una size che è di 21 e il suo Oppo la paga, possiamo vedere che qui il discorso delle implied odds subentra a quello delle POTOS. A volte fare scelte per POTOS potrebbero anche essere scelte apparentemente sbagliate, ma se poi si è sicuri che il proprio opponent abbia una mano che sia comunque disposta a pagare un'altra nostra eventuale size nel caso in cui andassimo a chiudere la mano, il call allora, anche se le POTOS sono leggermente negative, può diventare corretto laddove l'opponent appunto sia disposto a pagarci la street successiva. E adesso andiamo ad analizzare due mani giocate da Diego Gascone, nickname Diegao, al Sunday Master del 3 novembre, che per la prima volta, dopo aver mancato il successo un anno fa, aver fatto terzo, ha vinto. E abbiamo la fortuna qui oggi, stasera, di avere Diego con noi. Buonasera a tutti, è un piacere per me stare qui con voi. Dopo questa vittoria, Diego ha ottenuto finalmente il successo in tutti i major di Home Game e adesso partiamo con l'analisi delle mani. Ok ragazzi, allora la prima mano che vogliamo analizzare con Diego è questa qui, che si vedrà adesso in streaming. Qui Diego ha 10, 8 e asso off, i blind sono 100-200. Allora, questa è la mano. Quindi c'è un mini race da OTG con stack 7250. Foldano tutti fino allo small blind che completa, e completa anche Diegao dal big blind appunto con assotto. Donk bet 400. Dallo small blind call di Diego dal big blind, ancora 400, raise 1000, call dello small blind, dama di cuori sul river, check dello small blind, pusha Diego e il fold dello small blind. Allora Diego, vogliamo analizzare insieme questa mano, come mai questa azione, cosa facevi in mano al tuo avversario, come il thinking process dietro a questa mano? Allora, innanzitutto in quello spot il mio avversario non può mai avere una mano forte perché non parellerebbe anche turn, e quindi faccio probabilmente un 5 o una mano di buon 6 o probabilmente un 4, stavo in bilaterale, comunque non dà mai forza alla sua mano.
e in più l'avevo strappato molte volte, don't bettava per foldare, quindi ho cercato di floatare il flop anche se con concavo valore perché era in bilaterale, e per poi spingere darne sicuramente a fregarlo river. Quindi pensi addirittura a una bilateral col 4, quindi scala minima, praticamente una Probabile, bilaterale minima. probabilmente un 5 basso, comunque lui giocava moltissimi piatti, giocava quasi il 60% dei piatti, quindi era più che altro una giocata fatta sul giocatore in posizione. Perfetto, Bene, adesso passiamo invece alla seconda mano, in cui invece qui i blind sicuramente erano più grossi, infatti siamo 1500-3000, quindi in fase molto più avanzata del torneo, e adesso tu hai 4-4 da big blind, quindi entrambi i colpi che stiamo analizzando li hai giocati da big blind. Allora, vediamo un attimo l'azione. Allora, c'è un raise 2,5 da parte dell'hijack, flatta il bottone, tu squeezy con 4-4 da big blind e ti flattano in due. Il flop 10-5-5, tu procedi con una continuation bet e fai passare gli avversari. Allora, spiegaci un attimo anche qui il thinking process dietro a questa mano, come mai Allora, questo squeeze da big blind, come hai reagito? qui ero sicuramente chip leader già dall'inizio, dai 100 left più o meno mi sono portato chip leader, e in questa mano ho voluto mettere parecchia pressione ai miei avversari. C'è un'apertura di jack con un flush da bottone che non ha quasi mai una mano forte, soprattutto dopo che squeezo e riflattano il colpo in entrambi. Il flop è il 10-5-5, l'ideale per una c-bet bella lunga, bella corposa, e mi aperta di forma. Questi Sì, il sono i flop piatti che... sicuramente ti aiuta. Il flop ti aiuta e a me sinceramente non piace per nulla il flat da bottone. Cioè, No, secondo me è una neanche a me. stack per flattare, non ha veramente senso. Ho giocato anche su quello perché il giocatore in hijack comunque viene condizionato parecchio dal doppio call del bottone, quindi comunque si troverà sempre in una situazione in mezzo. In Ho mezzo, cercato esatto. Di sfruttare soprattutto quel fatto. Perfetto, sì. Allora, un'altra domanda ti volevo fare. Come hai impostato il torneo nelle fasi iniziali, quindi dallo blind? Questo è un torneo che, se non mi ricordo male, ha uno stack di 10K e blind ogni 15 minuti. Però io l'ho giocato anche diverse volte e so che ha delle ante parecchio aggressive, per esempio rispetto ad Esatto. altri main. Quindi Esatto. comunque bisogna giocare in maniera più aggressiva. Praticamente One Game ha deciso da circa 6-7 mesi di cambiare la struttura di questo torneo e di farla partire subito in modo molto aggressivo con buoi 50-100, mentre Esatto. anni fa si partiva dai famosi 10-20 fino a 6 mesi fa. Il Sì. torneo diciamo che è abbastanza turbo nella fase iniziale, quindi ho cercato innanzitutto di controllare il tavolo e osservarlo per i primi due livelli circa, per cercare di capire i giocatori meno skillati che probabilmente giocavano quasi tutti i flop. Poi dal terzo livello in poi ho cominciato a aggredire soprattutto in posizione questo tipo di giocatori, poi anche con un minimo di fortuna sono riuscito a triplicare il mio stack arrivati alla fine del quarto livello. Certo, quindi comunque questo è un torneo dove conta davvero rubare tanto, pre-flop, Questo è un fare torneo tanti dove steal. secondo me la struttura che hanno fatto, secondo me la fase iniziale è sicuramente la più importante, È vero, perché è vero, sì. sbagli un colpo e ti trovi veramente È quasi meglio vero. short. Non ha senso soprattutto giocare, secondo me, molto tight nelle fasi iniziali, perché mi è Inizialmente. capitato diverse volte di giocare tag, e vabbè, anche perché magari ho avuto, sono stato card dead, però poi ti trovi praticamente che dopo un'ora, neanche te ne accorgi, ti trovi con 30 bui, 25 bui, quindi comunque le mani vanno giocate, certo non va spiuato, però comunque va Guarda, giocato io aggressivo. ti dico la mia, a me non piace molto come l'hanno questa modifica del torneo. Io penso che in domenicale debba avere un pezzo fascino, la sua giocabilità, Ah, anche secondo me. la sua struttura parecchio ampia. E il torneo, arrivati a metà fase del torneo, diciamo, la struttura si rinforza in questo torneo. Però non mi Sì. piace il fatto che parte come fosse quasi un turbo. Sì, è co come se fosse un big hunt, diciamo, cioè Esatto, bisogna rubare molti piatti, è così, neanche a me piace molto, prediligo altre strutture, soprattutto come hai detto tu, perché i main domenicali ti aspetti comunque strutture che non collassano, appunto da renderle più giocabili possibili. Perfetto, un'altra domanda, come ti sei comportato invece in fase bolla? Eri già chip leader, hai bullato il tavolo?
come ti Sì, sei infatti in comportato? bolla ero già chip leader, avevo forse anche più di 100 bui Sì. e ho cercato di gestire innanzitutto il mio stack e ho aggredito praticamente quasi tutte le mani cercando di non ingrandire troppo i piatti e di mettere molta pressione ai giocatori medio All'avversario. short. Sì, esatto. Ho fatto influire il fattore egg pressure. Ho capito, ho capito. E per esempio questa mano con 4-4 eravate già premium, eravate ITM o eravate ancora Questa zona... mano non la ricordo bene in che zona del torneo era. Comunque, guardando i bui, credo che era più o meno nella zona bui. Nella zona, scusa, nella zona bolla. Bolla, quindi esatto, quindi come detto prima, anche qui probabilmente il player da bottone, proprio per questi motivi, ha preferito fare una giocata iper passiva e appunto poi è stato punito poi, no, ovviamente, perché tu hai vinto un piatto enorme uncontested praticamente, cioè non hai, non, cioè, non fare showdown mai ti permette comunque di evitare proprio di perdere, anche se gli assi comunque puoi fare uno showdown tipo costare caro in un MTT, quindi ovviamente è molto meglio quando gli avversari preferiscono foldare, li obblighi a foldare sicuramente. Bene ragazzi, dopo l'analisi di queste due mani con Diego Cascone, possiamo dirvi che appunto lui è il coach della WPU, della Winner Poker University, potete trovarlo direttamente sul forum, quindi se avete dei dubbi in merito potete tranquillamente scrivere sul forum e lui vi risponderà. Quindi salutiamo tutti Diego, ciao Diego. Ok, grazie a tutti, un saluto a tutti gli amici di Parliamo di Poker. Alla prossima. Ed ora, durante questa lezione streaming, abbiamo una nuova entry. Qui con me c'è Lorenzo Emanuelli che vi spiegherà le due mani che la scorsa volta, purtroppo a causa della mia connessione, non sono riuscito a dirvi. E oggi abbiamo colto l'occasione per farveli raccontare direttamente da lui. Vai Lorenzo, a te la linea. Ciao Luca, ciao a tutti dal vostro coach Sit&Go. Io mi occupo principalmente di Sit&Go short-handed, mono e multi-table, ma comunque ho esperienza per qualsiasi tipo di Sit&Go. E oggi vedremo due mani e le analizzeremo con Old Hand Manager e Sit&Go Wizard. Questa è la prima mano e vediamo che abbiamo. È un tavolo da 5 giocatori, quindi 2 giocatori a premio. E vediamo che siamo più corti in chips e abbiamo 7-9 suited da small blind e giocatori da bottone e cutoff hanno foldato. Possiamo vedere, grazie all'HUD, il secondo dato. Dopo ST, che sarebbe il fold to steal da big blind di questo giocatore, che è 80, quindi questo giocatore folda l'80% delle volte che viene stillato da blind. Noi comunque abbiamo meno di 10 bui, quindi questa è una situazione in cui il push è molto profittevole. Sia perché il nostro avversario comunque non ci chiamerà moltissime volte, sia comunque perché siamo più corti al tavolo e quindi dobbiamo comunque cercare in qualche modo di aumentare il nostro stack. Vediamo anche con Wizard, in quanto ci dice che il nostro differenziale è 1.69, quindi con 7-9 suited questo è un push molto netto. E comunque vediamo che il range con cui era corretto pushare in questo spot è il 100%, quindi ATC, quindi era corretto pushare qualsiasi mano. Vediamo l'altra mano, siamo in situazione di bolla e siamo ai più corti al tavolo nuovamente e questa volta abbiamo circa 7 big blind e siamo da bottone.
il nostro avversario sul big blind, che comunque è quello che si avvicina maggiormente al nostro stack, quindi è su di lui che comunque dobbiamo cercare di essere molto, molto più aggressivi, in quanto qualora vincessimo, ipotizziamo un all-in contro il giocatore chip leader, comunque non saremmo ancora sicuri di andare a premio. Invece, qualora vincessimo un all-in contro il giocatore quasi pari stack, comunque le probabilità di andare a premio sono molto alte, in quanto lui rimarrebbe con pochissime chips e quindi saremo noi comunque la maggior parte delle volte andare ITM. Comunque qui abbiamo 7 bui e 7 e jack off. È una mano non buonissima, però comunque abbastanza buona per pushare sul big blind del giocatore con cui ci giochiamo l'ITM, che comunque vediamo dal nostro HUD ha un fold to steal da big blind sempre comunque abbastanza alto, e quindi è una buona ragione questa per comunque cercare di pushare abbastanza largo, in quanto ci chiamerà pochissime volte. E vediamo anche con Wizard, che comunque questo vediamo che è un push con differenziale 0,29, che comunque non è netto, un push netto come il precedente, però è comunque un push molto profittevole nel lungo periodo. Bene, per domande o chiarimenti, contattatemi sul forum della Winner Poker University, ospitato sul sito di Parliamo di Poker, e sarò lieto di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Bene, adesso ripasso la linea a Luca, ci vediamo nel forum. Perfetto ragazzi, allora abbiamo oggi completato la terza lezione dove abbiamo potuto vedere diverse cose, vari argomenti interessanti e ci vediamo alla prossima per la prossima lezione. Bene ragazzi, Ciao allora ragazzi! abbiamo completato la terza lezione e ci vediamo per martedì prossimo con la quarta lezione. Ciao a tutti ragazzi!